Ma come sono state riprodotte le scene di combattimento di Monkey D. Luffy e Buggy, il clown, in One Piece, la serie uscita da poco su Netflix che sta spopolando e che è andata anche a superare le visualizzazioni di Mercoledì Addams e anche di Stranger Things, dall'altro famosissimo adattamento di un manga e anime uscito decenni fa. Quindi, se siete interessati a scoprire tutti quei dettagli tecnici che vanno a portare alla realizzazione degli effetti visivi, continuate la visione di questo video. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Prima di parlare nello specifico di questi personaggi, vorrei comunque puntualizzare che questa serie ha avuto un bel po' di budget, talmente tanto che molti si sono chiesti dove è stato utilizzato, dato che non è che ci siano effetti speciali di chissà quale portata. C'è da dire che comunque è la prima serie di un racconto che andrà avanti per stagioni e stagioni, sempre sarà successo, ma lo avrà, secondo me. Dato che comunque ci sono velieri, ci sono ricostruzioni di luoghi e posti infiniti, e quindi capitando in un posto non è che puoi vedere la solita baracchina, ovviamente c'è bisogno di un'altra esplorazione, di un altro tipo di ambientazione e tutto il resto. Ovviamente, quello che penso io, un veliero può essere decostruito e utilizzare altre bandiere e altre costruzioni per fare il veliero di un altro pirata. Così e così via, in base al villain e ai personaggi che arriveranno nella serie. Così anche per le costruzioni, no? Ci sono delle fondamenta, viene smontato qualcosa e montato altro. Secondo me è soltanto il budget iniziale dettato da una lunga serie di stagioni a seguire. Per quanto riguarda la CGI, non è che sia il massimo. Appare un pesce cane enorme in una scena che non è che sia fatto strabene. Però per quanto riguarda il discorso Netflix, diciamo che è abbastanza accettabile. Quello che comunque va un po' a incuriosire i fan è come riuscire a utilizzare la CGI in Monkey D. Luffy. Come sappiamo, è il potere di allungarsi perché è fatto di gomma. E così le persone vanno a pensare: cavolo, Mr. Fantastic nel film dei Fantastici 4 dell'inizio anni 2000 era fatto molto bene, che non sarà difficile farlo anche qua. Però c'è una differenza. Lui tira pugni, Mr. Fantastic tirava, si allungava e basta. Cioè, non è che faceva grosse acrobazie come le deve fare Monkey D. Luffy in questa serie. Motivo per cui viene utilizzata la CGI nei momenti in cui il nostro Monkey D. Luffy è fermo e sferra il suo cazzotto. Ma in ogni caso, nelle scene buie viene utilizzato l'effetto di penombra, la CGI in penombra, che ti permette comunque di avere un effetto che si vede un po' meno che in una scena buia, però viene molto più esplicitato grazie anche al suono, ovvero all'effetto di allungamento e all'effetto di colpo, insomma di col quando colpisce qualcosa. E in ogni caso di giorno è più difficile, di giorno deve utilizzare molta più CGI. E ci sono anche delle scene in cui il nostro Monkey D. Luffy salta da un posto all'altro, ma in questo caso, come in gran parte dei film, vengono utilizzati dei cavi. A parte il nostro Tom Holland che riesce a fare acrobazie da Spider-Man anche senza i cavi, pazzesco. Però vi dirò, per me non è niente male, l'effetto riesce quasi alla perfezione. Ora non si può pretendere chissà cosa, però immagino che la CGI andrà a migliorare qualora la serie riesca ad andare avanti. In ogni caso, quei pochi combattimenti che ci sono stati sono andati abbastanza bene. Ovviamente non è che la CGI su Monkey D. Luffy venga utilizzata tantissimo, però per quel poco che viene utilizzata è molto figa. Anche il Gathering, che è la cazzottata infinita di pugni allungati, la dà soltanto in un mezzo frame, in una parte finale. Quindi, ripeto, la CGI è quella che è, però per come è stato fatto, secondo me ci sta alla grande. Ora parliamo però di Buggy. Il personaggio è molto figo perché riesce, diciamo, a smontarsi. Infatti ci sono delle scene in cui viene fatto a fettine ma si rimonta, come anche una di Luffy che gli sfera un cazzotto, gli fa un buco nella pancia e poi si rimonta, cioè stile Majin Buu, una cosa del genere. E quindi è molto figo. Anche la sua ricostruzione del trucco è molto figa, è un po' di Joker, è un po' di... cioè, ce l'hai che di pirata, ci sta, ragazzi, ci sta. Però
Io non so chi si sia lamentato, ma sono tutte lamentele inutili perché non sapevate che cosa dire. Comunque, la CGI usata con Buggy si può dire sia veramente qualcosa di spettacolare, dato che probabilmente sia stata usata molta CGI per gli arti che si muovono in qua e là. Si presume ci sia anche un po' di photoshopping, dato che comunque la testa rimane lì e tutto il corpo si stacca e fa quello che vuole. Però nelle scene in cui la testa viene appoggiata sui tavoli o sui mobili, ovviamente è stato visto nel backstage che in realtà c'è lui sotto e quindi vengono fatte in questa maniera. In altri casi vengono utilizzate delle teste di gomma molto realistiche e anche delle protesi incollate. E comunque un grande riconoscimento va dato anche al progettista di protesi Jaco Snyman e anche al suo team che hanno creato le protesi per il naso di Buggy Clown, stupendo. E hanno creato anche tutto l'equipaggiamento degli uomini pesce di Arlong e anche i lumacofani. Quindi ragazzi, che dire, in questa serie l'organizzazione c'è, quindi non ci resta che sperare vada avanti, così magari va anche a migliorare in quei piccoli difettucci a livello CGI che abbiamo potuto trovare nella prima stagione. Io spero che abbiate apprezzato questo video, che vi sia piaciuto e che sia stato interessante per voi. In ogni caso, seguiteci sui social e iscrivetevi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!